Allora ragazzi, prima di andare avanti con tutta la raccolta, vi mostro come si arriva a casa di Momo. Momo sta là sopra, ragazzi, non è per niente difficile arrivarci, però giustamente, se siete qua per sapere come si fa, è mio dovere darvi l'indizio. Non ci sono cose da sbloccare, non ci sono niente di quello che pensate. Basta solo, diciamo, camminare verso l'alto. Questa è l'unico incentivo che avete per poter arrivare in alto. Allora, Momo sta esattamente lì. E ragazzi, una volta arrivati qua, che praticamente è la parte centrale dei tetti, basterà salire su questo condotto di ventilazione, sopra, e dalla finestra incontrerete Momo. Semplicissimo. E intanto andiamo a fare il primo incontro ed entriamo a casa sua. Io, diciamo, quando faccio vedere queste cose, parto sempre da casa del guardiano, che diciamo è quella, è il punto di riferimento, quella con più luce, quella più facile da ottenere, insomma, da individuare anche dall'alto, ecco. Intanto ci presentiamo a Momo. Zoi. Cartolina dell'oltre. Quel di rice trasmettitore. Ok, allora Momo ci dà un taccuino. Bisognerà trovarne altri tre, che stanno negli appartamenti che sono caratterizzati da un logo uguale a quello che trovate lì sulla sinistra. Clementine, Zbaltzar, Doc e Momo ce l'abbiamo già. Quindi poi andremo alla ricerca degli altri tre.